Buonasera a tutti, tra pochissimo si collegherà con noi Stefano Fracasso, che è l'autore di un libro molto interessante che è uscito da poco, che si chiama Per un pugno di gradi. La diretta di oggi è proprio dedicata a questo, e cioè insieme a Stefano, che dovrebbe essere in connessione dell'ultimo. Eccolo qua. Stefano, ciao! Ciao! Ciao Giacomo, Eccoci qua, buon buonasera, pomeriggio. buon pomeriggio e buonasera a tutti. Tanto premettiamo che è un esperimento, nel senso che è la prima diretta Instagram per entrambi. E ci sembrava interessante farlo su questa piattaforma perché ha un pubblico giovane, attento e molto attento in particolare ai temi ambientali. Stefano, oltre ad essere consigliere regionale, ha scritto da poco un libro che è uscito a febbraio che si chiama Per un pugno di gradi, da Vaia all'acqua granda, la sfida energetica per cambiare il Veneto. È un libro, secondo me, molto interessante. Era molto interessante prima dell'emergenza Covid, penso lo sia ancora di più in questo momento in cui il tema dell'ambiente rischia di essere un po' accantonato di fronte alla grande paura e appunto alla grande emergenza. Invece, per molti motivi è centrale, e poi magari su questo ci confrontiamo nel corso di questa chiacchierata. Ciao Stefano, intanto. Ciao La Giacomo. prima questione vera è: perché hai sentito l'esigenza e la voglia di scrivere questo libro? Nel senso che tu nella vita, appunto, in questo momento sei un professore, ma in questo momento sei impegnato in politica, sei impegnato in consiglio regionale, cioè qual è stata la molla e perché la sfida energetica è così importante per una regione come la nostra? Intanto buonasera a tutti e grazie a te Giacomo di questo invito a presentare il libro che è uscito proprio nelle settimane in cui venivano chiuse le librerie, quindi Che però adesso hanno riaperto, quindi si che può andare a adesso hanno comprare in riaperto. libreria. Sì. No, il libro nasce, la prima scintilla è stata la tempesta Vaia. Quindi parliamo dell'ottobre di 2 anni fa, anche se sembra passato un secolo, perché questi 2 mesi di reclusione ci hanno sconvolto anche no, la nostra percezione del tempo. Ma dopo cioè le immagini dei boschi dell'altopiano di Asiago, del Cadore, del Comelico, schiantati, per me, tra l'altro che ho studiato scienze forestali, sono state un colpo al cuore. E poi da lì ho cominciato a mettere assieme tante cose che nel tempo avevo messo da parte, cioè la domanda su cosa bisogna fare per andare oltre quel che è successo con la tempesta Vaia. Poi da lì a un anno, una sera ero in consiglio regionale e arriva l'acqua granda. L'acqua entra dentro il consiglio, noi scappiamo al primo piano e con questo veramente è stato, come dire, credo che con la tempesta e con l'acqua grande, il cambiamento, la crisi climatica sia entrata nelle case di tutti, ma anche dal punto di vista psicologico, no? Però ecco, non è sufficiente prenderne atto, anche se la politica fa fatica a prenderne atto, bisogna anche capire, essere consapevoli di che cosa bisogna fare per contrastare la crisi climatica. E quindi ho cominciato questo viaggio nel Veneto della crisi climatica e di chi guarda oltre la crisi climatica, cioè ci sono imprese, cittadini, ci sono professioni che stanno già con la testa nel dopodomani, o almeno il dopodomani che io mi auguro verrà, cioè un dopodomani dove si azzerano le emissioni di anidride carbonica. È un'impresa collettiva gigantesca, politicamente secondo me appassionante, anche un orizzonte ideale molto forte, e qui racconto non solo ecco, cosa è successo con la tempesta Vaia, l'acqua grande, cosa sta succedendo al ghiacciaio della Marmolada? Cosa potrebbe succedere alle coste, alle nostre spiagge se non si inverte questa tendenza? No, ma racconto anche questi incontri fatti nel Veneto, diciamo, della transizione energetica. Ma ecco, andiamo sul concreto. Che cosa succederebbe alle nostre coste, alle nostre montagne, al nostro territorio? Perché
La grande, secondo me, il grande equivoco sui temi ambientali è sempre che alla fine vediamo in televisione i ghiacciai che si sciolgono, ci preoccupiamo perché vediamo appunto che si stacca un pezzo del polo nord o del polo sud, dopodiché la sentiamo come una cosa drammaticamente distante, nel senso che poi effettivamente polo nord e polo sud sono distanti. In Veneto, cosa potrebbe capitare? Cioè lo scenario, secondo te? Lo scenario, vabbè, a parte quello che abbiamo già visto e che è destinato a ripetersi se non cambiamo, no? Perché vaia? Perché la temperatura superficiale del Mediterraneo è cresciuta di 1,8 gradi, no? Pugnetto di gradi genera delle circolazioni atmosferiche che scaricano queste tempeste. Perché l'acqua granda? Perché l'aumento di temperatura del Mediterraneo fa crescere i livelli. Ma vabbè, gli studiosi del ghiacciaio della Marmolada ci dicono che entro il 2050 non esisterà più il ghiacciaio della Marmolada. E c'è questa simulazione sulla linea di costa che porterebbe il mare alle porte di Rovigo. Quindi io scrivo che appunto a Rovigo nel 2050 probabilmente esceranno di casa e faranno una passeggiata in riva al mare. E ci sono già degli studi nel Trentino per cui la coltivazione della vite dovrà essere portata più in alto perché riscaldandosi l'atmosfera e il clima, certe varietà, il prosecco per esempio, il prosecco se va avanti così lo dovremo portare a 700-800 metri, infatti parlo di l'ascesa del prosecco. Questi sono alcuni dei modelli e delle proiezioni che vengono fatte sul Veneto. Per cui, Stefano, per capirci, hai voglia a costruire il Mose? Cioè, in uno scenario di questo tipo puoi costruire tutte le paratie che vuoi, però se il mare arriva a Rovigo, Venezia è come a Grande, voglio dire. Cioè infatti io scrivo che c'è una forte insistenza sulle misure, come dire, di difesa, no? Come dire, si alza il livello del mare, cosa facciamo? Alziamo gli argini, alziamo le paratie, mettiamoci il caschetto, insomma, no? E ci vuole, ovviamente, bisogna anche, come dire, trovare un modo per adattarsi a questo rischio. Ma la vera sfida è contrastare la crisi climatica, quindi ridurre le emissioni di anidride carbonica. E questa è una cosa molto più, ecco, tra l'altro, uno che si mette il caschetto, beh, fai più notizia perché insomma va sul posto, ecco sono qua, risolvo. Costruire un Veneto a zero CO2 è un progetto che ci richiede tenacia, un grande coinvolgimento di tutte le società, dei lavoratori, delle imprese, delle istituzioni. Stefano, questa è una cosa molto interessante del libro, cioè che al di là dell'analisi della situazione, credo, perché poi il libro nasce anche da quel lavoro sul Veneto 100% sostenibile, molto interessante, che avete fatto e che avete un po' raccontato negli ultimi mesi, e che individua anche quali sono alcuni degli assi fondamentali su cui costruire un Veneto 100% sostenibile. Cioè ci sono dati, non è una roba teorica, cioè per esempio andare in bicicletta invece che in macchina, ecco. Cioè è una roba che guarda i numeri. Ci puoi dare qualche pennellata di questa parte? Sì, guarda, noi abbiamo fatto come gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, abbiamo affidato questo studio a un centro dell'Università di Padova, il centro Levi Cases, di oltre 30 tra docenti e ricercatori, e gli abbiamo fatto questa domanda: ma si può disegnare un Veneto a zero emissioni di CO2 al 2050? Il 2050 è un po' l'orizzonte che tutte le grandi agenzie internazionali si pongono. Quindi loro hanno fatto un'analisi settore per settore di cosa bisogna fare. Ci sono tre sostanzialmente pilastri. Il primo è cambiare la mobilità. Noi consumiamo enormi quantità di combustibili fossili per spostarci, dalla benzina al gasolio soprattutto. E quindi c'è tutta la sfida della mobilità elettrica condivisa e intelligente, che vuol dire auto elettriche, che vuol dire però anche trasporto pubblico, che vuol dire anche la mobilità dolce, dal monopattino alla bicicletta elettrica.
E qui, per esempio, io racconto di aziende venete che, quando io ero giovane, facevano i ciclomotori come il Fantic Motor, e adesso fanno delle bellissime biciclette elettriche, issimo, oppure la Ascol che faceva motori per lavatrici e adesso fa anche scooter elettrici. Poi racconto dei venditori di auto, come si stanno preparando a questa transizione, che peraltro adesso vedremo cosa succede con questo stop di questa crisi. L'altro pilastro è che le nostre case sono dei colabrodo energetici. Il patrimonio edilizio del Veneto è sostanzialmente una stufa all'aria aperta. Ecco, è vero che forse, scusami Stefano se ti interrompo, ma mentre noi parliamo tantissimo del, su questo secondo me anche il libro fa un focus importante, perché mentre parliamo tantissimo del tema mobilità, tantissimo un po' meno, ma abbastanza del tema impatto aziende, del tema di quanto rilevante è il patrimonio edilizio, specialmente su alcuni tipi di inquinanti, ne parliamo molto meno, e invece per alcune parti è di gran lunga assolutamente essenziale. Beh, assolutamente essenziale. Perché questo secondo me è importante che lo diciamo, perché è la cosa più sottovalutata secondo me in assoluto, cioè quanto importante è il tema del patrimonio edilizio e dell'efficienza energetica di quel patrimonio, perché per esempio sulle polveri sottili ha un impatto fortissimo, giusto? Per dire assolutamente. Ce lo ha dimostrato anche questo lockdown, le polveri sottili sono diminuite ma poco, nonostante le auto fossero ferme. Perché? Perché vengono in gran parte dal riscaldamento domestico, mentre sono diminuiti gli ossidi di azoto perché vengono più dalle auto. Certo. E comunque nello scenario che ci ha fatto questo centro studi, metà del patrimonio edilizio del Veneto dovrebbe essere efficientato da qua al 2050. Sono 30 anni, è fattibile, sono stati anche determinati quali sono gli investimenti che peraltro avrebbero un effetto volano molto importante in termini di occupazione, perché sono investimenti che rimangono qui per le imprese dell'edilizia, per le imprese che fanno le pompe di calore, per chi fa i serramenti. Quindi c'è, voglio dire, questa non è una decrescita, no? Cioè, è una diversa crescita, un diverso sviluppo. Certo. E poi il terzo pilastro sono le energie rinnovabili, che per il Veneto è, in termini di proiezione, soprattutto il fotovoltaico, perché l'idroelettrico è già stato sfruttato, soprattutto in provincia di Belluno, non ci sono altri margini, vento ce n'è poco, se qualcosa viene sfruttato nella provincia di Verona, in Val d'Adige, e quello che invece non manca è il sole, e qui bisogna veramente sviluppare il fotovoltaico, recuperando anche le aree dismesse, facendo dei veri parchi fotovoltaici. Scusa Stefano, tornando un attimo al tema che per me è veramente importante degli investimenti sul patrimonio. Tu prima dicevi è fattibile, siccome ne parli nel libro, è fattibile come? Cioè nel senso sul piano, cioè quali sono gli interventi urgenti da qui al 2050? Allora, il primo è mettere a regime tutte le misure sull'efficienza in edilizia. Vuol dire ecobonus, vuol dire detrazione fiscale, vuol dire credito d'imposta, vuol dire però anche formazione dei tecnici, anche dei tecnici dei comuni. In molti comuni ancora non si fa edilizia sostenibile. Si bada più ai volumi che all'efficienza energetica. Questo è fattibile, ci sono paesi molto più avanti di noi, ci sono esperienze, quindi non si tratta di inventare nulla, e ci sono tecnologie anche prodotte in Veneto alla portata delle tasche di tutti. Però ecco, anche qui io poi metto in luce che bisogna stare attenti che questi interventi siano accessibili a chi può permettersi la casa di ultima generazione, come a chi sta nel condominio. Certo. Da 20 appartamenti, no? Su questo piano ci vogliono certamente delle norme più adeguate a sviluppare interventi nei contesti condominiali, che sono quelli più
anche complicati. In condomini si bisticcia per le pulizie delle scale, si fa, no, per fare l'efficienza. Però ci sono anche qua, ne racconto alcune esperienze in altri paesi, veramente straordinarie, condomini che si autoproducono l'energia, quindi costituiscono delle cooperative energetiche e se la distribuiscono, quindi non da semplici clienti, consumatori diventano anche produttori. Tra l'altro questa è una norma che è stata introdotta in Italia da pochissimo, quindi anche in Italia si apre un grande campo per chi voglia fare dei condomini sostenibili nel nostro paese e in Veneto. Questo è... No, finisci Stefano, scusa. C'è una esperienza di una cooperativa energetica che racconto, perché la presidente è una padovana, si chiama E Nostra, e lì si può entrare e si paga una quota per diventare socio di questa cooperativa e ci si fa il contratto come si può fare con qualsiasi altra società, ma questa cooperativa fornisce solo energia da fonti rinnovabili. Questa è un'altra esperienza interessante. Una questione importante che ovviamente non c'è per un pugno di gradi perché è arrivata dopo, ma l'hai sfiorata prima e secondo me a maggior ragione diventa interessante la lettura del libro per questa ragione, ed è l'impatto che avrà questa emergenza, questo cambio epocale che ci porterà il Covid, nel senso che da un lato, cioè, ormai non è ancora ovviamente scientificamente provato, ma sembra molto probabile che le zone più inquinate del mondo abbiano avuto una maggior pervasività del virus per una serie di ragioni che si andranno ad esplorare, però ecco, l'evidenza per il momento direi empirica è che spesso a zone inquinate si è accompagnata una forte diffusione del virus, basta guardare le zone degli Stati Uniti dove per esempio, o anche le zone italiane, nel senso che insomma abbiamo visto, sì. Da un lato. E il secondo punto è che il grande rischio, secondo me, lo accennavo all'inizio, ma su questo vorrei che tu dicessi una parola in più, il grande rischio che il Covid diventi il grande bianchetto che cancella tutti gli argomenti, per cui alla fine si deve parlare solo di Covid e quindi ovviamente nei prossimi mesi dell'impatto economico che il Covid avrà, sociale, quindi giustamente ovviamente è priorità assoluta, sostegno al reddito, chi non ce la fa, eccetera, aziende. Però l'idea che la soluzione sia cancellare quello che stava diventando il tema del tempo, del nostro tempo, cioè l'emergenza ambientale, secondo me è un grandissimo rischio che non possiamo permetterci di correre. Sì, c'è la tentazione al tornare come prima, cioè a non spinti dall'urgenza della ripresa economica, della riapertura delle aziende, dal fatto che bisogna recuperare insomma, no, prodotto interno lordo, di tornare a come prima. Ma non è, la crisi climatica non è scomparsa, procede. È immanente, è tra noi, come ho scritto nel libro, no? È in casa nostra, e quindi quello che io mi auguro è che questa crisi Covid invece ci possa fare un salto in avanti rispetto a quelle che erano scelte che altrimenti sarebbero venute avanti con molta più lentezza. Un esempio, no? I costruttori di automobili dicono no, ci vuole un incentivo adesso per far riprendere le vendite. Benissimo, a chi lo diamo l'incentivo? Alle certo. auto che inquinano meno o a quelle che inquinano di più? A quelle elettriche o alle stufe su quattro ruote? Questo è tanto per dire che ci si misurerà subito su queste scelte. E qua dipende dalla politica, quindi sono scelte che vanno fatte con una discussione pubblica. Io credo che questa crisi possa aiutarci a fare un salto in avanti, dico di più, altrimenti il virus del pianeta diventeremo noi, perché non c'è dubbio che i dati della scienza qui sono inconfutabili, così come lo sono per quanto riguarda il virus. Abbiamo ascoltato la scienza per il virus, è tempo che l'ascoltiamo anche per il clima.
Mi pare giusto. Stefano, ma questo sempre sul tema virus e clima. Quando prima facevo ragionamento sulla diciamo coincidenza in molti casi tra la diffusione del virus e l'inquinamento, in particolare leggevo analisi e dati relativamente a uno dei principali problemi della pianura padana, e cioè l'inquinamento da polveri sottili e quindi tutto ciò che poi ha a che fare con i problemi che vengono creati ai nostri polmoni. Nel senso che la dico proprio così, tu sei professore di materie scientifiche, quindi ne capisci molto più di me. Io da profano leggo gli articoli, quello che io capisco è che esattamente come un fumatore ha più facilità di morire di Covid o comunque che il Covid si aggravi, perché? Perché ha i polmoni ovviamente affaticati dall'abitudine al fumo, allo stesso modo uno che vive in un territorio in cui inala costantemente polveri sottili o inquinanti di un genere tipo, è molto più facile che abbia problemi poi respiratori e che vada in difficoltà con una malattia come il Covid, giusto? Cioè, ti sembra una cosa, cioè, è un'analisi che ci sta secondo te? Perché c'entra molto anche con alcune cose che poi tu racconti nel libro. È un'analisi, Prima del Covid, ovviamente. sì, anch'io sto seguendo un po' di questi interventi scientifici sulle possibili correlazioni tra Covid e inquinamento atmosferico. Le prime non mi sembravano convincenti, se devo essere onesto, perché il dato della mortalità è un dato, che va letto anche in base alle modalità di assistenza ospedaliera. E quindi, comunque, cioè, è dimostrato che l'inquinamento atmosferico, in particolare le polveri sottili, determinano uno stato di infiammazione delle persone, anche se a bassa intensità, e quindi uno stress del sistema immunitario. Questo è dimostrato. Tanto è vero che le agenzie internazionali stimano le morti da inquinamento atmosferico correlate alla concentrazione di questi inquinanti. Da qui mettere in relazione questo stress immunitario con l'incidenza del Covid in queste aree, ho letto solo 2 giorni fa uno studio di un certo interesse, però ecco, mi pare presto per tirare una conclusione. Però sicuramente ci saranno molte indagini in questo senso qui, perché la mappa è abbastanza sovrapponibile, no? Tra le aree inquinate e le aree più colpite da Covid. In ogni caso, non c'è dubbio che dove come dire, si sta peggio nel senso, capiamoci, si ha un sistema immunitario più aggredito, più facile è essere colpiti dal Covid piuttosto che da altre insomma, forme di malattia o di patologia. Questo è già dimostrato, ahimè, purtroppo, anche se gli allarmi rispetto all'inquinamento atmosferico non sono quasi mai ascoltati, mentre fortunatamente quello per il Covid è stato ascoltato. Prima non ti ho chiesto una cosa, Stefano, perché mi sono spostato sulla questione Covid che c'entrava con un tema che avevi toccato prima. Cioè, hai detto che cosa dovrebbe fare il Veneto da qua al 2050, cioè quali sono i tre pilastri. Nel libro ovviamente fai capire anche perché il Veneto si è preso così indietro su questi argomenti. Quali sono stati i grandi punti di debolezza della nostra regione? Cioè, perché serve una rivoluzione energetica nel nostro territorio? Beh, il più grande punto di debolezza su questo fronte è non avere un pensiero lungo, innanzitutto, no? Cioè, perché questi sono temi che non danno un ritorno immediato. Bisogna progettarli su orizzonti temporali lunghi, bisogna lavorare con molta pazienza e tenacia, e quindi se la politica si ripiega sempre sul giorno per giorno, non affronta questo come altre questioni di grande portata. Se poi andiamo più nel concreto, per esempio sul trasporto pubblico, il Veneto è tremendamente arretrato, ma tremendamente arretrato. Perché?
Perché? Perché innanzitutto ha sempre inseguito la mobilità privata su gomma, le auto, no? Si loda della pedemontana, un'infrastruttura che costa oltre 1 miliardo, che è stata pensata 20 anni fa e che per lungaggini interminabili arriva adesso, forse quest'anno ad aprire qualche tratto, ma non ha un biglietto unico per usare i mezzi di trasporto per salire sul treno e scendere e poi per salire sull'autobus. È rimasta indietro su tutta anche l'adeguamento della rete ferroviaria. Abbiamo ancora linee, per stare a noi, la Vicenza-Schio, che non sono elettrificate. Abbiamo ancora due soli binari tra Verona, Vicenza e Padova, quindi non si possono aumentare le corse dei treni in questo tratto. Quindi sulla parte della mobilità e del trasporto pubblico c'è un'arretratezza ventennale, ventennale. E sicuramente questo è un handicap per affrontare la mobilità del futuro, non c'è dubbio. Guarda Stefano, su questo un'ultima domanda, riesco a stare nella mezz'oretta e ci siamo. Volevo chiederti proprio di approfondire questo aspetto, nel senso io sono molto affezionato, molto legato come te, tra l'altro, al grande tema della SFMR che è stata cancellata con un tratto di penna dalla giunta Zaia, ma che in generale è una delle grandissime incompiute di questa regione, ne si è discusso Certo. per decenni. Salvo fermarsi dopo un brevissimo, diciamo, primo pezzo realizzato. Quindi la dico così: io da quando sono ragazzino, cioè ormai 15 anni fa, che a scuola facevamo le battaglie per il biglietto unico, che dicevamo che era il tempo del treno, cioè me la ricordo, il biglietto unico sembrava che dovesse arrivare la mattina dopo, c'era ancora Galan. Perché? Cioè, perché siamo ancora qui? Perché non c'è né il biglietto unico e né un benedetto regionale ogni 20 minuti che mi porti a Padova o a Verona se devo dormire? Se io sono di Vicenza e lavoro a Padova o a Verona, non posso serenamente, come dovrebbe essere, prendermi la mia metropolitana di superficie, andare a lavorare e tornare la sera. Perché? Cioè, responsabilità politiche, responsabilità dirigenziali, non lo so, dove No, sta il problema? Perché? principalmente sono responsabilità politiche, cioè di scelte fatte male, quella sta sigla SFMR, che vuol dire Servizio Ferroviario Metropolitano Metropolitano Regionale, doveva essere regionale. una metropolitana di superficie del Veneto. Era stata progettata, si è persa in una interminabile sequenza di ricorsi, controricorsi, avvocati. Lodo di qua, lodo di su, insomma, è costata qualche 40 milioni di euro e ha prodotto zero. E ha prodotto zero proprio per mancanza di volontà di portarla a compimento questo disegno. Quindi quel progetto è morto. Infatti io non lo uso neanche più come sigla. Io dico che ci vuole un sistema di ferrovia veloce in Veneto. In Germania la chiamano la Schnellbahn, che vuol dire avere un treno regionale ogni 20 minuti, soprattutto nella direttrice tra Verona, Vicenza e Padova e Venezia. E la politica. Il punto è che l'infrastruttura così come oggi non basta, giusto? Perché questo non lo L'infrastruttura non sai mai. basta. C'è un tema enorme di tracce ferroviarie. Traccia ferroviaria è, diciamo, il rapporto fra lo spazio occupato dal mezzo, dal treno, dai vagoni sul binario e il tempo. Cioè, in pratica non ci stanno più treni, Non perlomeno ci stanno più treni. negli Guarda, orari più in tempo, negli particolare orari di io punta. che fino al lockdown prendevo il treno per andare a Venezia ogni giorno, da Vicenza a Venezia, siccome tra Vicenza e Padova ci sono solo due binari, se la freccia che ha la precedenza è in ritardo, il regionale viene messo in coda. Perché? Perché ci sono due binari, bisogna farne quattro. Da Padova a Venezia ce ne sono già quattro, tra Verona e Padova solo due. Questo è un ritardo, insomma, incomprensibile in una regione che, insomma, sì,
si propone come una delle locomotive economiche e sociali, no? Ritardo che c'entra molto con la non scelta del Veneto sulle fermate della TAV, giusto? Questo ed è legatissima alla vicenda vicentina di quel Certo. dibattito interminabile sul passo sopra, passo sotto, mi fermo in fiera, mi fermo in centro Non e mi fermo faccio o proprio. non mi fermo proprio. Ok, ecco. È costata 10 anni di ritardo quel dibattito, ma è uno dei tanti. Potrei raccontare dell'analogo successo tra Venezia e Trieste quando si proponeva la variante balneare, cioè la nuova linea che doveva andare verso le spiagge. Allora sì, allora no. Ecco, in questo interminabile balletto il Veneto ha perso oltre 10 anni. E qui c'è una responsabilità politica prima di Galan e poi di Zaia, che non hanno mai creduto in realtà, soprattutto Zaia, non ha mai creduto in un Veneto metropolitano, chiamiamolo così, no? Non è mai stato il suo riferimento in termini di progetto politico. Allora, intanto grazie, nel senso che secondo me è stata una chiacchierata molto interessante. Dico due o tre cose. Allora, il libro, l'abbiamo detto all'inizio, lo ripetiamo, È si chiama questo qui. Esatto, che lo vedono, si vede storto, però ovviamente con la telecamera Eh che ci passa, certo. ma però chi lo vuole vedere, cioè chi vuole vedersi la copertina, se va sul mio profilo di Instagram, ho pubblicato sia un post che una storia ieri ed oggi. Per spiegare un pochino il libro e per invitarvi ad ascoltarci oggi. Il libro si chiama Per un pugno di gradi, da Vai all'Acqua Grande, la svolta energetica per cambiare il Veneto. L'editore è Nuova Dimensione. Le librerie sono di nuovo aperte, per cui si può andare a Fortunatamente. comprare fisicamente. Noi tifiamo, se possibile, le librerie per andarci fisicamente, che è più bello fare un bel giro in una libreria che comprare su Certo. Amazon. Però ecco, questa è un'opinione personale, non è dell'autore. E io ve lo consiglio perché secondo me in un tempo in cui raramente la politica, diciamo così, dà un contributo vero di idee, dentro a questo libro c'è una visione, un ragionamento profondo sul Veneto di ieri, ovviamente, perché c'è un'analisi, ma soprattutto su come dovrebbe essere il Veneto da qui al 2050, per cui vale la pena di leggerlo. L'ultima cosa, caricherò questo video sulla pagina mia di YouTube e lo manderò via con la newsletter, per cui chi ha visto dei pezzi lo può recuperare, lo può vedere perché lo carichiamo e resta lì, oppure rivederlo su Instagram perché ovviamente resta nelle storie. Quindi grazie a tutti, buona serata, Grazie buona domenica, grazie a te. Stefano Buona del serata tempo. Ciao, grazie. a tutti. Ciao. Ciao, ciao.